decima giornata della stagione 2000-2001. No, è la giornata di Roma-Udinese 2-1. Aspetta, Totti, Totti che fa un brutto gol. 1 Totti, poi Muzzi per l'Udinese. Certo, secondo me però Totti fa il 2-1, no? Sì, il secondo gol. Totti fa il secondo gol. Il primo, non Battistuta. Sì, non Battistuta. Poi Milan-Lecce 4-1. Sì. Vai. Conticchio per il Lecce, certo. Milan, Shevchenko, certo. doppio. Leonardo, giusto. E José Mari. E José Mari, come no? Brescia-Napoli 1-1. Sì. Diana, giusto. Ah sì, Fabio Pecchi. Certo. Vicenza-Lazio, sì, 1-4. Giusto. Vai, vai. Gol di Callon per il Vicenza. Sì, certo. Doppietta di Nedved. Certo. Sì. Hernan, certo. Crespo, sì, certo. E la chiude. E la chiude, sì. Marcello Salas. Marcello Salas, certo. Matador, certo. Inter gioca in trasferta, certo. E a Firenze, Firenze. E perde, e perde 2-0. Gol di Chiesa Ricosta. Juventus Parma, certo. 1-0. Gol di Mi viene Ciro Ferrari. Ti viene bene, ti viene giusto. Pari Bologna. 2-0. Cassano fa gol. Fa. E l'altro lo fa Antonio Bellavista. Proprio lui. Ah, così parlò. Così parlò Bellavista. 2-0. Atalanta Perugia. Ali 0-0. Esatto. Perugia. Regina. Regina Verona. Sì, che ha una particolarità. Esatto, c'è una particolarità. Gioca in campo neutro. Esatto. Perché? Perché? Il campo del Granil è squalificato perché in Regina Brescia, due giornate prima, hanno tirato di tutto in campo. Squalificato il Granil. Si gioca a Catania. 1-1. Bonazzo. Giusto. Okay. Pareggia Regina, Lorenzo Stovini. Giusto.